L'inchiesta sul nuovo stadio della Roma, indagato per corruzione, l'assessore allo sport Frongia che si autosospende e dice di confidare nell'archiviazione. Intanto non risponde al GIP l'ex presidente dell'Assemblea Capitolina De Vito, arrestato ieri. Vittorio Romano. C'è un altro nome nelle carte dell'inchiesta sullo stadio della Roma. Daniele Frongia, assessore allo sport del Movimento 5 Stelle, è indagato per corruzione. Stesso reato contestato a Marcello De Vito, il presidente dell'Assemblea Capitolina, arrestato ieri. Secondo la procura, Frongia, sollecitato dal costruttore Luca Parnasi, avrebbe segnalato una sua conoscente per la posizione di responsabile delle relazioni istituzionali di una società dell'imprenditore che sognava di far nascere il nuovo stadio della Roma sui suoi terreni di Tor di Valle. Il contratto di lavoro, precisano gli investigatori, non è mai stato firmato a causa, è la tesi dell'accusa, dell'arresto di Parnasi. Con il rispetto dovuto alla magistratura, dichiara Frongia, che poco fa si è autosospeso dal movimento e ha consegnato le deleghe alla sindaca Raggi, avendo la certezza di non aver commesso reati, confido nell'imminente archiviazione del procedimento risalente al 2017 e si dicono certi di questo anche i suoi legali sulla base di informazioni assunte in procura. Dal carcere di Regina Coeli, intanto, l'ormai ex presidente del Consiglio Comunale Marcello De Vito non ha risposto alle domande del GIP, ma ha chiesto di essere sentito dalla procura. De Vito avrebbe voluto rispondere e chiarire. Ho chiesto a De Vito di riflettere e di avvalersi della facoltà di non rispondere per adesso. Sarà poi sua cura chiedere l'interrogatorio e rispondere compiutamente a tutto. Ha risposto invece a tutte le domande Camillo Mezzacapo, il legale accusato di aver ricevuto mazzette mascherate da consulenze. Non erano tangenti, si è difeso davanti al GIP. Ho svolto attività professionali che nulla avevano a che fare con De Vito.